Nome? Andrea Mancini. Alessandro Botturi. Team? Dirt Racing. Corro con Yamaha, col team Africa Dream, col supporto di Franco Picco e di Carlo Seminara. Posizione in classifica? Primo assoluto. Secondo, dietro di lui. Cosa pensi di Botturi? Beh, il Bottu sì, è un gran pilota, dai. No, siamo due grandi piloti, lui è un vero endurista, è nato dall'enduro, ha sofferto un po' più sulla navigazione, però dall'inizio dell'anno ce ne stiamo giocando il campionato sulla prima posizione assoluta. Cosa pensi di Mancini? È un buon pilota, è tanti anni che sta dominando la specialità, e un buon pilota, penso che nei rally in questi anni qua ha dettato legge. Sì, ma chi guida meglio fra voi due? Beh, forse io, boh, non lo so, no, magari sul veloce forse me la cavo meglio io, lui è più veloce dove c'è più pietraia, dove c'è più brutto, più da navigare di forza, quindi dipende dai terreni, siamo due piloti diversi, però ce la giochiamo, dai. Penso io, dai. Alla fine tanti anni di mondiale enduro, dai, non c'ho quella guida che hanno loro motorellisti seduti lì con queste televisioni che continuano a guardarla, alla fine non c'hanno un bello stile di guida. Bellissimo. Chi si perde di più tra voi due? Ma io spero lui, io spero che si perda più di lui, no, ultimamente ha capito com'è la navigazione e quindi anche lui riesce, è molto difficile che sbaglia nota, quindi io ho più esperienza, 10 anni di rally, quindi magari ho più esperienza di lui. Chi si perde di più tra voi due? Purtroppo mi perdo di più io che lui, perché, vabbè, come ho detto prima, tanti anni di esperienza, io ce n'ho un po' pochini e vabbè, dai, è ancora un po' il mio difetto questo qua. Se in speciale trovi il Bottu fermo, che fai? Dovrei andare, così sono sicuro che vinco il titolo, però da pilota magari mi fermo e magari dico come va, cosa, se ha bisogno di qualcosa o meno, e poi magari se è lì che riparte davanti a me, mi metto dietro, tanto lui parte davanti a me, quindi per me già ho vinto il titolo, quindi spero, anzi, sarebbe una cosa bellissima andasse così, però no, scherzioso. Mi fermo, dico se è tutto a posto, poi vado, dai. Se mi vedi fermo, ti conviene andare, perché se poi riparti, non ti si attacchi dietro, mi dispiace, mira il dito, non. Mandagli un messaggio di sfida. Allora Bottu, oltre che la gara, visto che siamo due buone forchette, ti sfiderei anche a tavola. Non ne sono proprio così convinto, perché a tavola lì proprio sono imbattibile.